Una donna di 74 anni e il figlio 38enne sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di essere degli specialisti in furti in gioiellerie. Secondo gli inquirenti, mentre l'uomo distraeva la commessa del negozio, la madre si impossessava di tutti i gioielli che riusciva a prendere. La squadra mobile di Ragusa ha identificato i due grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza di diverse gioiellerie e grazie alla collaborazione delle vittime. A Ragusa avrebbero commesso un furto da 15.000 euro, ma la polizia sospetta possono essere gli autori di altri colpi simili realizzati con la stessa tecnica in Sicilia e in altre regioni italiane, come ad esempio a Comiso. In quel caso però i due non sarebbero riusciti a compiere la rapina perché il titolare della gioielleria avrebbe capito le intenzioni dei malviventi. Così, con la collaborazione della polizia di Catania, gli agenti di Ragusa hanno trovato i due in uno dei quartieri popolari della città etnea. La 74enne è ora ai domiciliari, mentre il 38enne è in carcere.